non ci sono vie di mezzo, è una pesca estrema, la vera pesca estrema, cioè capiamoci, è molto più difficile pescare avendo tante partenze su lunghe distanze che avendoci una partenza o due partenze in una settimana. Questo perché? Perché comunque ci sono molte più attenzioni da avere, ovvero la nostra attrezzatura deve essere sempre perfetta. L'estremizzazione della nostra attrezzatura. Quindi io perché sono partito da il tirare la punta? Perché noi solitamente abbiamo questa tendenza ad agiarsi. Vi spiego cosa intendo. Poi ovviamente non sto dicendo tutti noi, però tanti, perché li vedo, quella di avere il pesce in canna e preoccuparsi più che di combattere con il pesce, di verificare spesso e volentieri cosa sta accadendo sulla punta della canna. Poi non so quanti di voi lo fanno, però tanti tendono sempre a guardare la canna in alto, vedere la curvatura, e quando vedono un po' di curvatura che sembra eccessiva, cercare di dare frizione. È la cosa più sbagliata che si possa fare nella pesca. Il problema di fondo è che c'è questo timore del pescatore di perdere il pesce, non riuscendo a capire in quel momento di particolare frenesia che più tu hai paura di perderlo e più fai lavorare questa frizione e più rischi di perderlo veramente, anche proprio per una questione di tensione. Ovviamente non sto dicendo strappatemi la bocca, arrancategli la via, che poi succede anche quello, perché ci sono delle razze di pesci che più tiri gli si spacca tutto. Noi parliamo di la normalità, abbiamo queste canne, le vediamo piegarsi, utilizziamole, vanno utilizzate, vanno piegate fino al manico. Il mulinello usiamolo proprio all'ultimo. Perché il mulinello secondo me è la parte più importante della nostra attrezzatura? Perché il mulinello deve permetterci tutto questo e non deve sbagliare. Non deve sbagliare significa che una volta tarato a massimo carico di rottura, deve darci quella piccola sfrizionata solo nel momento in cui il pesce arriva proprio all'eccesso. Poi, perché non dobbiamo usare la canna e andare dietro al pesce direttamente con la canna? Perché non dobbiamo dargli frizione invece di tenerlo in tensione e avvicinare la punta all'acqua? Io sto parlando sulla barca, cosa che tra l'altro con le 10 piedi, la nostra azienda ha fatto le 10 piedi, sono una bomba, sono fantastiche. La canna, oltretutto, dobbiamo ragionare sul fatto che frizione, oltre al nostro lavoro della canna e oltre al nostro mulinello, ce la sta dando anche il filo. Se non abbiamo la treccia, ce la sta dando anche il filo, perché il filo ha la sua azione. In Spagna chiaramente abbiamo la treccia, quindi dobbiamo fare molto più attenzione alla frizione e all'utilizzo della canna e ai nodi, perché tanta gente non sa fare i nodi, compra le canne da 500.000 milioni di euro ma non sa fare il nodo, quindi potrebbe risparmiare qualcosa. Mentre invece la prima cosa basilare è quella, e ripeto, quel tipo di viaggio lì è una scuola per imparare a fare tutte queste cose giuste, perché le carpe vi mettono a dura prova, i siluri qualcosina di più,